Regini, per un regalo sempre verde, vi aspetta in località Chiaruccia e a Villanova di Montemaggiore. Domenica 23 e 30 novembre vieni a scegliere il tuo albero di Natale. Tecnolegno arreda la casa, bar e alberghi con tavoli e sedie realizzati con una progettazione personalizzata. Tecnolegno è leader nella produzione di una vasta gamma di prodotti direttamente dalla fabbrica al consumatore. Visita il nostro showroom. Tecnolegno, tavoli e sedie. C'è una manciata di lucioline, Don Lupin, sfameremo il nostro popolo, salonge, prosciutti, salami e salsiccia secca a volontà. Forza gente, venite al tavolo che cominciamo la tombola. Oh, Mark Band, eh? Tutti i sabati e domeniche, ma chi? Alla cooperativa Treponti. Prometeo presenta le ricette marchigiane a chilometri zero. Scegliere le migliori risorse del proprio territorio è uno dei segreti della cucina di qualità. E anche gas e luce devono essere marchigiani DOC per portare in tavola prelibatezze davvero a chilometro zero. Scopri questa e altre video ricette d'autore a chilometro zero su prometeoenergia.it. E tu? Inviaci la tua ricetta a chilometri zero. Puoi vincere una bolletta del gas gratis. Prometeo. Luce e gas per le Marche. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Oggi siamo al vecchio DOC al Lido di Fano e vi abbiamo preparato una puntata veramente molto gustosa, perché abbiamo pensato per voi ad un abbinamento, anzi a più abbinamenti tra cibi, cioè pizza, piatti di carne, piatti di pesce e la birra artigianale. Entrati adesso nella cucina del vecchio DOC, dove prepareremo un piatto di carne e un piatto di pesce. Il piatto di pesce, partiamo proprio da questo perché è una delle specialità del vecchio DOC, ce lo prepara Michele. Buonasera Michele. Buonasera Silvia. Che è lo chef proprio del vecchio DOC. Che cosa prepariamo stasera? Stasera prepariamo delle mazzancolle con una riduzione di birra e accompagnata con delle zucchine farcite con della ricotta e del guanciale croccante. Ecco, non a caso, proprio con la birra, perché il tema di questa sera birra abbinata a vari piatti. Una idea della preparazione intanto, Michele? Allora, si mettono a marinare dei gamberi, dei gamberoni, nella birra per 3-4 ore e nello stesso tempo vengono messe sempre a marinare nella birra delle zucchine tagliate a fette. Dopo 3-4 ore di marinatura si scolano. Le zucchine vengono farcite con della ricotta lavorata con del guanciale croccante. Invece le mazzancolle vengono scolate, arrotolate nel guanciale e messe a forno per 10 minuti. Alla fine della cottura verrà messo insieme nel piatto delle zucchine farcite con le mazzancolle croccanti e una riduzione di birra rossa. E questo bel piatto con che cosa, con che bevanda si abbina? Birra, immagino. Ma una Blanche oppure una buona birra rossa. E veniamo adesso al piatto di carne che ci prepara uno chef, un ospite esterno che è Filippo Ciavarini. Intanto benvenuto. Buonasera a tutti e grazie per l'invito ai miei amici del vecchio DOC. Come vi conoscete? Da tanto tempo nell'ambiente, poi ci si conosce inevitabilmente, ci si sente parlare, ma dove mangiare il pesce? Vado di qua, vado di là e alla fine abbiamo stretto una bellissima amicizia e un bel solidarietà. Sì. Allora, visto che lei è un nome molto conosciuto nelle nostre zone, che cosa ci prepara stasera?
questa sera, per non fare impazzire nessuno nel caso in cui si tentasse di rifare la mia ricetta, farò una semplicissima tagliata con una riduzione di birra. Visto che il tema della serata è la birra, cerco di creare un piatto estremamente sapido, quindi usando una riduzione di birra, però allo stesso tempo semplice e fattibilissimo a casa. Ecco, anche a lei chiedo: che cosa si abbina di solito alla carne e soprattutto alla tagliata si abbina il vino? In questo caso si può usare con la birra? Assolutamente sì, nel mio ristorante io ho qualcosa come 23 etichette di birra per questo motivo. Sono stato illuminato dalla ditta che mi rifornisce attualmente di beverage, diciamo, e in effetti abbiamo trovato dei connubi eccezionali. Con la birra è qualcosa di fantastico. Il problema è che non siamo abituati, è solo una questione di abitudine alla fine. E dopo il piatto di carne, il piatto di pesce, siamo arrivati all'abbinamento della birra con la pizza, che ci prepara Emilio, che è il pizzaiolo del Vecchio Doc. Buonasera Emilio. Ciao, buonasera. Niente, questa sera presentiamo una pizza con la birra Prosit, facciamo una gambera e zucchine con della birra Blanche con una riduzione, una pizza bianca con la mozzarella di bufala, zucchine e gamberi. Quindi tu metti la birra proprio nell'impasto? Sì, abbiamo fatto un impasto con la birra, con la Blanche, è un metodo nuovo, sperimentiamo questo impasto. Ecco, poi è da venire a provare in ogni caso. Noi oggi vediamo una pizza classica che ci prepara Emilio, però sappiamo anche che voi fate la pizza al metro. Sì, sì, facciamo la pizza al metro già da diversi anni, che l'abbiamo importata noi qua a Fano nel 2000. E di vari gusti, per comitive e anche da sport. E ovviamente anche in questo caso, perché no, abbinamento classico, pizza e birra. Sì, abbinamento classico, pizza e birra. Abbiamo questa birra artigianale che presentiamo stasera, che è molto molto buona. Abbiamo parlato di cibo e adesso è il momento della birra, che ormai l'abbiamo presentata. Paride, voi siete il birrificio Prosit, esatto? Sì, birrificio Prosit. Da quanto tempo siete nati? Siamo tre ragazzi che ufficialmente sono, diciamo, i primi verso primavera, a maggio, aprile, quei periodi là. Siamo io, Paride, Filippo e Giacomo, che prima ci esercitavamo in casa a fare le nostre prove, piccole ricette di birra, poi un giorno abbiamo deciso di provare a fare questa prova e vediamo che è una cosa che ci piace e piace anche agli altri. Parlando sempre della birra Prosit, un altro di questi produttori è Filippo. Ciao Filippo. Ciao, ciao a tutti. Filippo, che tipi di birra avete? Guarda, in questo momento abbiamo tre tipi di birre. Due in bottiglia e alla spina e una soltanto alla spina per adesso. Verso gennaio dovremo averla anche in bottiglia. Dunque, la prima birra in assoluto che abbiamo prodotto è la Prosit Triticum. È una birra Weiss, una birra al malto di frumento e d'orzo, colore leggermente ambrato e torbido naturale dovuto ai lieviti in sospensione. La schiuma è abbondante, è caratterizzata dai classici sentori di frutta come la banana o anche i chiodi di garofano dovuto appunto agli esteri della fermentazione. La seconda birra che abbiamo appunto anche in bottiglia, anche questa è la Prosit Simplex, è una birra chiara tipo Blonde Ale, caratterizzata da una buona struttura, da un buon corpo e con aromi diciamo che ricordano i fiori, un aroma floreale e una buona lupolatura finale dovuto appunto agli lupoli nobili che abbiamo usato. E infine abbiamo Prosit Rubra, che è una birra rossa stile Amber Ale, dal colore rosso rame, leggermente fruttata, corposa e ben lupolata grazie ai lupoli americani appunto. Con che cosa consigliate gli abbinamenti? Abbiamo visto stasera un po' con tutto. Sì. E la nostra Prosit Rubra, la rossa, con dei brasati, con delle carni anche importanti. E la Simplex forse mi sentirei di consigliarla più con dei primi piatti di stagione, magari autunnali o anche primaverili. E adesso siamo con Giacomo, così li abbiamo conosciuti tutti questi produttori della birra Prosit. Giacomo, come sta andando questa birra? Che riscontri ha avuto?
Diciamo che per essere nati da così poco tempo siamo più che soddisfatti, anche comunque facendo gli eventi e varie cose, soprattutto nella nostra vallata, nei nostri paesi vicini. E è passato adesso il weekend che abbiamo fatto 3 giorni alla festa dell'olio a Cartaceto, molto soddisfacente. E adesso a breve avremo il 23 di novembre a Surungarina per i mercatini di Natale saremo. Poi invece il 7 e l'8 dicembre e anche il 14 saremo ai mercatini di Natale di Montemaggiore. Quindi venite numerosi, che prosi c'è! E concludiamo anche questa puntata, ringraziamo il ristorante Al Vecchio Doc al Lido di Fano che ci ha ospitato, i nostri sponsor che ci sostengono sono Reverde Regini Garden, Galleria Auchan di Fano, Autoagenzia Buldrighini e Tecnolegno Tavoli e Sedie. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, appuntamento alla prossima puntata. Produzione Zarri Comunicazione. Regini, per un regalo sempre verde, vi aspetta in località Chiaruccia e a Villanova di Montemaggiore. Domenica 23 e 30 novembre vieni a scegliere il tuo albero di Natale. Tecnolegno arreda la casa, bar e alberghi con tavoli e sedie realizzati con una progettazione personalizzata. Tecnolegno è leader nella produzione di una vasta gamma di prodotti, direttamente dalla fabbrica al consumatore. Visita il nostro showroom. Tecnolegno, tavoli e sedie. C'è la manciata di noccioline, Don Lupin, sfameremo il nostro popolo, salonghe, prosciutti, salami e salsiccia secca a volontà. Forza gente, venite al tavolo che cominciamo la tombola. Oh, Mark Band, eh? Tutti i sabati e domeniche, ma chi? Alla cooperativa Treponti. Prometeo presenta le ricette marchigiane a chilometri zero. Scegliere le migliori risorse del proprio territorio è uno dei segreti della cucina di qualità. E anche gas e luce devono essere marchigiani DOC per portare in tavola prelibatezze davvero a chilometro zero. Scopri questa e altre video ricette d'autore a chilometro zero su prometeoenergia.it. E tu? Inviaci la tua ricetta a chilometri zero. Puoi vincere una bolletta del gas gratis. Prometeo, luce e gas per le Marche.